Bentrovati a questa nuova puntata di Vite da Campioni. Oggi siamo qui nel quartier generale della M Roma Volley per raccontarvi una storia davvero particolare. Protagonista il cubano Yasser Portuondo, che arriva direttamente in Italia per giocare a pallavolo, ma non solo, lo scopriremo insieme. Questo è l'ombelico del mondo. Yasser Portuondo, un cubano che sta diventando man mano famoso in Italia. Come sei arrivato nel nostro paese? Sono arrivato nell'anno 2007, a maggio. Sono scappato della mia nazionale, eravamo a Bulgaria, a Varna, e subito ci siamo ambientati qua perché eravamo in due. E mi trovo bene qua, quindi ormai sono quasi 2 anni e mezzo che sono qua in Italia. Perché sei scappato? Ho fatto la mia scelta. Volevo qualcosa, darle un senso alla mia vita. Volevo altre cose che sapevo che potevo riuscire a trovarle qua, e ormai faccio la mia vita tranquilla, tutto a posto. Com'è il tuo paese? Di cosa hai nostalgia? A Cuba si vive bene, lì è un popolo molto solidario, cioè, tutti si aiutano, anche se non sono famiglie. Qualcuno te offre quello che non hanno, te offre. Quindi è un paese abbastanza culto nel senso dell'ospitalità. Però ci sono altre cose che qualcuno non è d'accordo, come nel mio caso. Quindi se ho la possibilità di fare la mia scelta, l'ho fatto. No, non mi pento. Per esempio, cosa hai lasciato? Ho lasciato la mia famiglia, soprattutto. Cioè, quello è una roba grossa. Ho lasciato amici più cari. Ho lasciato una nazionale vivente che in quel periodo stavamo andando bene. Ho lasciato tante persone che spero qualcun giorno ritrovarle. Cos'è che ti ha spinto a fare questa scelta? Mi ha spinto l'ambizione di non fermarmi in un punto che ormai già da lì sapevo che non sorpassavo. E quindi ho deciso di cercare altre soluzioni nel mio confronto, nella mia vita, ero convinto, ero consapevole che potevo farle. Dove eri quando sei scappato e come sei arrivato poi in Italia? Ero a Varna, Bulgaria. Eravamo facendo un amichevole. Io e il mio compagno siamo scappati, abbiamo rubato i passaporti nella camera allenatore e pronto, via. Hai potuto anche incontrare il nuovo allenatore Andrea Gianni. Cosa ne pensi di lui? Sì, diciamo che dopo 2 anni vissuti qua a Roma, solo allenamenti, finalmente è arrivato quest'anno, è arrivato questo allenatore che ci ha dato tanto nel senso di miglioramento, no? Anche di fiducia, perché comunque sia 2 anni senza fare niente. Antagonisticamente del tuo sport, sempre difficile cominciare, no? Ci vuole una spinta in più, qualcuno che ti porta sulla strada giusta. E cerchiamo di fare il nostro meglio, perché alla fine questo è il nostro lavoro e ci teniamo a riparare tutto quello che hanno fatto per noi, tanto la società come questo popolo, questa città che è splendida, meravigliosa, che ci siamo inventati subito. Quindi noi quando ogni volta che usciamo in campo cerchiamo di dare il nostro meglio, cioè lasciamo lì la pelle praticamente. Poi quello che viene dopo, il risultato, se è positivo è positivo, se è negativo è negativo, però comunque non c'è nessun risparmio da parte nostra. Il rapporto con i tuoi compagni com'è? Ottimissimo. Devo dire che a pesar che siamo una squadra molto giovane, ci sono tanti ragazzi giovani del settore giovanile, e c'è un rapporto molto, molto chiuso, molto familiare. C'è un spogliatoio molto aperto che ci piace tanto. Noi diamo le nostre energie, le nostre capacità di interattuare tra noi, e loro pure danno i suoi punti di vista, ci insegnano pure a migliorare
con le frasi in italiano, ci prendono in giro, però sempre va bene così. Tu hai intenzione di ritornare un giorno nel tuo paese? Tutti cerchiamo e abbiamo la illusione di tornare un giorno con un ambiente diverso, no? Se ci sarà, se ci arriverà, non lo sappiamo, però sempre c'è quella disposizione di tornare qualche giorno. Come è cambiata la tua vita dopo che sei arrivato qui in Italia? 360 gradi, perché sono riuscito a fare cose qua che mai mi avrebbe immaginato io. Perché là a Cuba ero semiviziato, no? Cioè, c'era la mamma che me lo faceva tutto, quindi qua ho dovuto imparare a fare un sacco di cose da sole. E sono riuscito a gestirmi personalmente, sono riuscito a crescere, a maturare di più. Tu a Cuba quando hai iniziato a giocare a pallavolo? Sin da piccolo? Sì, fin da piccolo, fin da 10 anni. Ormai è quello che sempre ho fatto da bambino. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Bueno, uno dei sogni l'ho realizzato, che era giocare a certo livello, uno dei campionati più forti del mondo. E mo continuare ad andare avanti così, migliorare e darle delle soddisfazioni a questa città dal punto di vista sportivo. Poi ci sono altri sogni che riguardano le mie passioni, che cerco di sfruttarle qua perché mi danno la possibilità. E che finché non ci riesca non smetterò di farlo. Perché oltre alla pallavolo tu hai un'altra grande passione, che è la musica. Sì, io fin da bambino sempre sono stato capace di improvvisare delle tematiche sulle cose quotidiane, sulle cose sociali. Mi venivano così senza accorgermi. E mi sono accorto che potevo fare questa cosa qua, quindi sempre l'ho avuto nella mia parte segreta, no? Lo facevo in nazionale, però sempre di un modo molto scherzoso, perché alla fine non ce l'avevamo manco il tempo. E poi sono arrivato qua a Roma e ho avuto la possibilità di provare, perché ero senza poter giocare e mi è andato benissimo, quindi mo stiamo facendo sul serio, speriamo bene. Prossimamente quindi uscirà un tuo disco? Sì, penso che presto uscirà il mio disco, se presto nessuno sa la data, manco io la so. Si chiama Welcome to My Music. E io qua comincio a improvvisare, poi tu clan è cubano che non viene a scherzare. Ormai abito qua a Roma, sai, a Roma, por tu clan el tigre, il che mai perdona. Musica, reggaeton, sai, io comincio con una improvvisazione. Parlo in italiano pure in spagnolo, però io sai che gioco anche volleyball. E mi sento bene tutti quanti insieme, lei mi fa la intervista, io sono l'artista, mi pega il microfono, non sono monotono, stai tranquillo, sono il cavallo del ippodromo. E stai tranquillo, io prendo una camomilla, tu stai tranquillo, fai poi la fida, qua che stanno allenando, che mi stanno disturbando, stai tranquillo, che? Me sono normale. Andiamo! L'onda lunga dell'asfalto schiaccia le parole, sguardi persi oltre i vetri, oltre di noi. Ok, non ci rimane che salutarci, ci salutiamo un po' con la musica? Ancora con la musica, cioè? Magari un saluto in musica. Niente, io sono molto contento di stare qua in Italia e ringrazio tutte quelle persone che ci hanno creduto in noi, sempre parlo in noi perché siamo in due, anche se manca l'altro compagno mio. E niente, questa città è fantastica, ringrazio a questa televisione Rete Sole e in un futuro vedrete quello che stiamo facendo musicalmente e veramente dovete stare attenti perché quello che viene è una bomba, ragazzi. Hacemos cuchi cuchi, you know, every day. Te mato anyway. De tu castillo, nena, ahora soy el rey. Aunque no apriete play, yo sigo conectado. Yo nací mal criado.
Con la musica e l'energia di Yasser Portuondo, atleta e artista della M Roma Volley, si chiude questa puntata di Vite da Campioni che abbiamo dedicato alla pallavolo. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre qui su Rete Sole. Mi raccomando, non mancate!